Eccoci qui. Il sabato notte dinner and dance del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di questo gruppo di ragazzi, ragazzoni, ragazzini, ragazzette che hanno deciso di venire a cantare una canzone per i loro due amici che fanno il compleanno qui al convento. Allora, sulle mani i due festeggiati, uno e due, ok. Partiamo da Dolce Gabbana, il nome? Lui è Dolce Gabbana. No, perché c'è sulla giacca per quello. Armando. Ok, Armando quanti anni compi? 27. Ok, Armando 27, quindi sei da 86. Esatto. Ok, da dove vieni? Castrezzato. Castrezzato, Campania. Ok. Campania. Armando, dimmi un po', cosa fai nella vita, tuo lavoro? Mungo le vacche. Mungi le vacche. E nel tempo libero i tuoi hobby quali sono? Vacche. Vacche, a ho due capito. Gambe. Le vacche a due gambe, perfetto. Invece lui si chiama? Massimo. Ok, parla vicino al microfono. Allora, Massimo, quanti anni compi? 29. 29, vieni da? Castrezzato. Anche te da Castrezzato, ok. Nella vita cosa fai te? Amo le donne. Ami le donne come lavoro? E nel tempo libero? Vada donne. Vada donne, ok. Posso dirlo col microfono acceso? Esatto, esatto. Vai pure. Posso dirlo con la dottora amorosa fuori? Non ci sono problemi. Dopo li chiedo a lei se non ha problemi. Allora, ragazzi, invece gli altri nomi? Michele. Ok, Michele, poi? Antonio, l'uomo della birra Moretti. Valentina. Ciao Valentina. Michela è la donna. È la donna ultra fidanzata, Michela. Sonia. Allora, ragazzi, siete pronti a cantare? No. Sì, siete carichi? Molto bene. Ok. Sentiamo se siete intonati. La mattina. Donne, la vostra canzone. Vieni pure a Le notti non finiscono all'alba nella via. La porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Adesso ho capito perché bugge le vacche. È inutile parlarne, stai, non capiresti mai. Seguiti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma non so con te. E poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso. Questo per le donne. Hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. L'uomo della birra Moretti, la guardate. La voce è Castrezzato! Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Non ti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza. L'amorosa ti ha toccato a sedere. Non è l'amorosa, l'amante. Sono proprio il tuo amoroso è fuori? Pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai. Ah, che ho sentito, inutile uccidersi d'amore, ma per chi lo sai all'improvviso sei arrivata tu. Per le donne hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene pur che serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Non ti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai.
sarai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per uscire. Dimmi come mai, ma chi sarai per fare questo a me, notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Happy birthday! Auguri! Massimo! Happy birthday Armando! Happy birthday Castrezzato! Ah, adesso fermi lì, voglio svelare l'arcano. Allora, c'era la ragazza con la felpa grigia, con la giacca grigia, c'era lui che gli toccava sedere, lei era convinta che era invece la sua amica, esatto, ha detto che gli toccava sedere e lei non diceva niente, compiaciuta, col moroso di fuori. Il tuo nome vicino al microfono? Prego, prego, prego. No, così almeno il microfono, come è fuori il tuo moroso, com'è che si chiama? Non c'è. È a casa? Non c'è proprio. Ok. Non esiste. Non c'è, allora ha fatto bene a toccartelo. L'uomo della birra Moretti ha detto: ho l'occasione, però ecco qui. Allora ragazzi, vi faccio tanti auguri a Massimo e Armando da Castrezzato. Ciao!